Cosa ne penseresti se ci fossero gruppi di persone che passassero tutto il loro giorno a pensare su come fregarti? Come ti sentiresti se sapessi che ci fossero persone che dalle 8 alle 10 ore al giorno pensano a come toglierti i soldi di tasca? Bene, questo è come dovresti proprio sentirti in questo momento, perché tutte le aziende hanno flotte di persone che tutto il giorno lo passano a pensare su come toglierti i soldi di tasca. E in questo video voglio parlare con te di 5 trucchi che utilizzano ogni giorno le grosse e piccole aziende contro di te per manipolarti e farti spendere di più. Quindi resta in questo video. Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti al mio canale. Sono Daniele, un e-commerce manager esperto nel dropshipping marketplace e vi parlo di dropshipping, finanza personale e tutto ciò che riguarda la crescita finanziaria e personale. E oggi voglio parlare con voi di 5 modi che le aziende utilizzano per fregarvi, tra virgolette, nel marketing e vendervi di più, farvi spendere di più. E dovete sapere che ogni azienda ha un reparto marketing che passa dalle 8 ore alle 10 ore alle 6 ore, in base ai turni lavorativi, a pensare, a escogitare, a analizzare nuovi metodi per togliervi i soldi di tasca. Cioè, questo è quello che fanno tutti, dai supermercati alle aziende tech, alle aziende software. Quindi è bene sapere alcuni trucchi che utilizzano verso di noi per saperci difendere e saper giudicare con la nostra testa se un prodotto ci serve e se un prodotto ci costa quando diciamo ci va bene come costo o semplicemente ci stanno manipolando. Che quello che dovete capire è che la mente umana è molto più fragile e soggiogabile di quanto pensiamo. Siamo molto molto deboli ed è facile raggirare intorno alle nostre regole mentali. E oggi andiamo a vedere, ho qua dei pizzini, ben 5 pizzini, che fanno molto retro, no? Utilizzare i fogli di carta, dove mi sono segnato 5 modi in cui le aziende ci fregano. In realtà ce ne sono molti di più, però ovviamente non posso fare un video di 2 ore su questo. A me conviene farvene 3-4 diversi, quindi andiamo con calma, no? A parte gli scherzi, in questo modo assimilate meglio alcuni concetti. Sono poi troppi concetti di una volta, hanno l'effetto opposto. Iniziamo subito con il primo pizzino. Grossi carrelli. Cosa intendo? Passiamo ai supermercati, che quello è uno dei posti peggiori, infatti ce ne sono due sui supermercati in questa lista. I supermercati, scusate, ovviamente passa un'ambulanza. Ok, i supermercati utilizzano carrelli grossi. Non so se avete mai fatto caso, cos'è la Lidl, mi sembra, che abbia quei carrelli enormi, così grossi, ok? Molte volte vi siete chiesti, oh, come mai sono così grossi? Che poi è una cosa che stanno cominciando ad adottare sempre più catene. C'è uno studio in realtà dietro questa cosa, non è fatta a caso, è fatta per farvi comprare di più. Uno studio scientifico di analisi ha studiato che le persone che hanno un carrello vuoto acquistano fino al 40% in più, perché nessuno piace camminare sul mercato con il carrello vuoto o andare alla cassa con il carrello vuoto e fare la figura di quello che entra e non compra niente con un carrello. Sono sicuro che questa sensazione sarà familiare un po' a tutti. Quindi, ovviamente, le aziende, le compagnie di supermercati hanno pensato: scusa, allora io gli faccio il carrello il 30% più grande, così quelli comprano il 30% in più. E in realtà è così. Nessuno vuole mettere due buste e avere il carrello vuoto e andare alla cassa, giusto? Cioè, poi ci sono persone, ovviamente c'è sempre l'eccezione, ma diciamo che ci dà sempre un senso di sconforto. Quindi questa è una cosa psicologica che i supermercati usano contro di noi. Fateci caso, infatti è meglio sempre entrare con un cestello anziché un carrello, perché è più piccolo, c'entrano meno cose e vi dà quel senso di aver acquistato. Ok? Questo è un modo in cui ci fanno spendere di più. Dovete stare molto molto attenti. Il secondo, parliamo subito di offerta di mezzo. Questo è molto molto vecchio, ma è anche molto molto potente. Cosa intendo? Mettiamo che io abbia questo bel set di post-it, pennarello
doppia presa. Io vi voglio vendere questo set a 20 euro. Voi mi direte: ah, sei pazzo, che me ne faccio? Non mi servono, o troppo caro. Ok, e allora io ti posso dire: ti vendo solo questo a 10 euro. Ok. E questa a 20 euro. C'è sempre una differenza di prezzo, e tu ovviamente, se sei interessato, dici: a me queste qua non servono, mi prendo questa a 10 euro. Ma cosa succede se nel mezzo di queste due offerte io vi metto una terza offerta a 15 euro? Vi metto il pennarello, i post-it a 15 euro e voi avrete 10, 15, 20. Succede che voi probabilmente acquisterete questa da 15 euro. Questo perché? Perché mettervi una differenza di prezzo e togliervi dei prodotti superflui vi porteranno ad acquistare il prodotto che vi dà più senso di rapporto qualità-prezzo. Se noi mettiamo, fateci caso, quando acquistate qualcosa, soprattutto le sottoscrizioni, avete quasi sempre tre offerte, quasi. E quella di mezzo di rilievo non è fatta a caso, non è l'offerta più conveniente, è l'offerta che in realtà vi vogliono vendere. Io faccio questa bassa, ma a me non interessa venderti questa di 10 euro. Non mi interessa nemmeno venderti questa da 20 euro, ci aggiungo una doppia presa che in realtà nemmeno la voglio vendere, perché non c'entra niente con il prodotto, quindi non mi interessa. L'offerta che io ti voglio vendere fin dal principio è questa, dandoti il contrasto tra poco, tanto e giusta qualità rapporto prezzo, tu sarai portato ad acquistare questo. Questo è molto molto potente ed è anche alle basi, sulle basi delle vendite, fare tre offerte diverse per vendere quelle in mezzo. Quindi a quella bassa togli sempre molto, a quella più alta aggiungi qualcosina e quella in mezzo fai quello che in realtà vuoi vendere. In questo modo le persone saranno convinte di fare un affare e saranno convinte di acquistare la migliore offerta con questo in mezzo. Fateci caso, conoscere queste cose, oltre che per vendere, vi servono anche per fare le giuste considerazioni quando acquistate. Ok, perché quando io acquisto, io vado a pensare a tutte queste cose, io le riconosco, ok, le aziende, che vi ripeto, nelle aziende non c'è una persona, ci sono decine di persone nei reparti marketing in base alla grandezza dell'azienda che pensano a come manipolare la vostra mente con i prezzi. Ok? La dura realtà, ragazzi. Terzo, che è anche il più famoso di tutti, l'arrotondamento a 99 centesimi. 4,99, 14,99, 29,99, che ormai lo vediamo ovunque, anche nelle bancarelle di frutta e verdura, ormai mettono frutta a chilo 0,99, che è ormai famosissimo. Ovviamente c'è una questione psicologica dietro, perché se noi mettiamo un prodotto a 4,99 o 19,99, la nostra mente analizza il prezzo in base ai primi numeri che vede. Quindi ovviamente se noi mettiamo 19,99 siamo più orientati sulla decina che la ventina. Ok, la nostra mente è convinta di stare acquistando a 10-19 euro, non a 20 euro. Se noi mettiamo già a 20, noi stiamo elaborando quel 20 mentalmente e ci sembra più costosa. Stessa cosa a 4,99 o 99 centesimi. È diverso dire 99 centesimi e dire 1 euro. Non cambia, un centesimo non cambia nessuno, neanche che paghi, né me che ricevo. Ma mentalmente è diverso. Io non sto acquistando a 1 euro, sto acquistando a qualche centesimo. Questo trucco è molto molto potente. Voi fateci caso. Quando sentite i vostri amici, familiari o chi volete che fanno considerazioni sul prezzo e dicono: quel prodotto costa solo 14 euro. In realtà è 14,99. No, in realtà quel prodotto costa 15 euro. Ma loro diranno che costerà 14 euro perché la loro mente è più orientata verso il basso, sui primi numeri. Al contrario, i prodotti di lusso, se voi ci fate caso, non utilizzano mai questo trucco, che collane di oro, orologi, Rolex, non saranno mai prezzati a 0,99 perché devono dare un aspetto di costoso, un aspetto luxury, quindi al contrario finiranno sempre con le cifre tonde 00, 2000, 2500, 2000, difficile che voi comprereste un orologio a 1999 euro. Difficile, ok? I marchi lussuosi difficilmente usano questo trucco. E questo è il terzo modo in cui le aziende ci fregano. Ok?
che per fregare è un parolone. Semplicemente utilizzano la loro conoscenza della mente umana per vendere di più. È anche giusto. Ma è anche giusto che tu utilizzi la tua conoscenza di te stesso per comprare al prezzo migliore i prodotti che realmente ti servono. Terzo modo in cui ci fregano, nell'e-commerce questo, partito, credo sia partito da Amazon, ma ormai c'erano tutti Amazon, eBay, qualsiasi e-commerce a questa cosa. Compra con un click, ragazzi, compra con un click. Avete presente quando voi salvate i vostri dati per una volta e quando vedete un prodotto comprate con un click e vi arriva direttamente a casa? Non è fatto per rendervi la vita più facile. Che le aziende vi dicono compra con un click perché è più facile per te. No, non è. Se ne stanno fregando della tua facilità, ok? Te lo dico bello e chiaro. È fatto per abbassare l'abbandono del carrello nell'e-commerce, perché come sapete, se non lo sapete, se non siete, diciamo, esperti nell'e-commerce, quando andate a costruire un e-commerce avete delle fasi, dei clienti, aggiunta a carrello, checkout, abbandono del carrello. Abbandono del carrello significa quando le persone arrivano a checkout e non completano la fase di inserimento dati. Questo compra con un click è stato fatto per abbassare questo abbandono dei carrelli, che ovviamente c'è differenza tra io mi voglio acquistare questo pennarello, devo metterlo nel carrello, andare nel carrello, andare nel checkout, prendere la mia carta di credito, inserirla. Cioè, sto lì a pensare, ma a me chi me lo fa fare? Sto pennarello mi serve davvero 15 euro, mi sembrano esagerati, ma che me ne vado. Ma se io vedo questo pennarello, oh che bello, tac, ma arriva a casa, c'è un po' di differenza che a livello di azioni devo fare. Quindi questo compra con un click è un metodo subdolo per abbassare il livello di azioni fra te e il tuo prodotto. Abbassando il livello di azioni aumentano i prodotti che vendono e tu acquisti e quindi spendi di più. Diciamo, è una cosa molto logica, ok? Se ci andiamo a pensare. E questo è molto importante, se acquisti online, di saperlo. L'ultimo prodotto per oggi. Ah, a proposito, iscriviti al canale. Mi sa che non l'ho detto in questo video ancora. Iscriviti al canale, metti like al video, così che mi puoi aiutare a spingere l'algoritmo di YouTube e soprattutto potrai trovare tutte le informazioni riguardanti la tua crescita finanziaria, la vendita online e la giusta gestione dei soldi. Ora ragazzi passiamo all'ultimo trucco che le aziende utilizzano per questo video. Magari poi ne faccio altri perché sono davvero tanti e è difficile parlarne, diciamo, senza spendere molto tempo, perché se le inventano di tutti i colori, ragazzi, tutti i colori se le inventano per spillarci i soldi. Anche le, cioè principalmente supermercati, ma anche le aziende che vendono online sotto istruzioni come Netflix, c'è di tutto. Se voi passaste un giorno ad analizzare tutte queste pratiche commerciali, uscirebbe di tutto, credetemi. Prodotti a livello degli occhi, questo è riferito al supermercato. Quello che molte persone ignorano è quando vai al supermercato e acquisti qualcosa, hai ovviamente un grosso scaffale in alto e in basso. Ora, dov'è che acquista la maggior parte delle persone acquista di più? Siccome noi siamo esseri pigri, ci secchiamo a muoverci, a fare attività fisica, no, difficilmente ci abbasseremo o ci alzeremo per cercare o prendere un prodotto. Vogliamo la comodità, quindi andremo ad acquistare maggiormente, in media, i prodotti a livello degli occhi. Quindi questi, ok? E infatti sono, voi dovete sapere che i brand, le aziende, quando mettono i prodotti verso il mercato, cioè i prodotti vengono posizionati in base al prezzo che l'azienda paga di più. È per questo che solitamente le marche più famose sono più in rilievo, non perché siano più buone, ma perché sono più costose, quindi hanno più budget da spendere, quindi spendono di più sul mercato per essere messe in posti di rilevanza, perché c'è tutta una storia. Non costano di più perché sono più buoni, o comunque non sempre, ma costano di più perché hanno bisogno di più soldi per il marketing e quindi a ruota hanno più cash flow da investire. Assolutamente ottimo in ottica di persona, di azienda.
Ma devi capirlo e ti conviene quando vai a comprare sempre guardarti intorno. Solitamente i prodotti meno costosi, che non significa che perché siano meno costosi siano di qualità inferiore, sono posizionati in basso e in alto perché sono i prodotti che costano, diciamo che i posti dove costano di meno posizionati nel supermercato. Se tu infatti hai una linea di prodotti che la vuoi posizionare nel supermercato, dovrai diciamo combattere con questi, cioè dovrei trattare i prezzi per avere un posizionamento di rilievo nel supermercato. Per questo la maggior parte delle volte tu vedi a Coca-Cola esposta il rilievo e la cola di non so chi messa di nascosta, perché ovviamente non può competere la cola di un'azienda locale con la Coca-Cola, cioè è difficile a livello monetario. Quindi questa è una cosa che devi tenere in considerazione quando vai a fare la spesa. Quindi cestino e quattro piedi e risparmi soldi. E molto volte trovi anche prodotti di molta di qualità superiore, perché come dicevo, non sempre prezzo inferiore significa qualità inferiore, anzi molte volte io ho trovato, perché comunque io sono una persona che guarda sempre le etichette, cosa contiene, ho trovato nei prodotti di prezzo inferiore qualità nutritiva e ingredienti di maggiore qualità. Magari perché spendono meno in marketing e si concentrano sul prodotto, o magari perché sono aziende locali e quindi dedicano di meno al marketing del prodotto. Bene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Nuovamente iscrivetevi, mi raccomando. Fatemi sapere nei commenti se video di questi argomenti vi interessano e vi piacciono. Grazie a tutti di seguirmi. Ciao, alla prossima.